Questo qui ad esempio è un... Allora, va bene, la seconda porta ad esempio segue la comunicazione, il trasporto RS24 via radio e comunica con una logica d'altro, per cui è lineare, con un'altra board che comunica poi con la board master che invece è su un microcontrollore un po' più grosso che va a comunicare con un server che potrebbe essere o la nostra, il nostro Raspberry, il nostro computer, piccolo computer casalingo che a sua volta poi comunica col server, oppure ha una board pari a questa, una master board che comunica direttamente col server. Abbiamo molte possibilità, diciamo, no? Quindi possiamo avere una TV locale che è a casa nostra e che noi interroghiamo, quindi Lomarino là interroga il database che abbiamo su Raspberry, o altrimenti lo andiamo a interrogare sul server che raccoglie i dati di tutti i cittadini. Un po' articolata, diciamo, la cosa, perché è uno sviluppo modulare, quindi ogni modulo si può piazzare all'interno di questa mappa in modalità differenti. Allora, un'altra cosa, una scelta che abbiamo fatto è di usare JSON RTC. Non so se avete mai sentito parlare delle RTC, Remote Procedure Call, cioè chiedo a qualcuno che non sono io di eseguire qualcosa e farmi tornare la risposta. Una procedura remota. La procedura remota su JSON, che è il formato di cui parlavo prima, è un formato di comunicazione, di rappresentazione dei dati. Allora, noi usiamo questa, vediamo se qua sotto, sì, questa metodologia per far comunicare alcune board tra di loro. Ad esempio, se ho una board passiva, per chiedergli di fare una misurazione, farmi tornare i dati, uso JSON RPC. Quindi faccio una richiesta, questo è un esempio, dico sono un protocollo JSON RPC 2.0, il metodo, fammi una sottrazione di questi parametri, cioè fammi 42 meno 23. La risposta è sono sempre nel protocollo JSON RPC, il risultato è 19. Qui c'è un ID che corrisponde all'ID che abbiamo nella richiesta. Questa è la cosa più, un esempio di comunicazione. Quindi abbiamo abbandonato quello che è una logica adottata da tantissimi che è molto simile alla metodologia che usavamo per interrogare ad esempio i modem, che è un po' vecchiotto, ha presente i comandi AT, quelle che mi diceva attention, ti sto dicendo qualcosa, e poi ti rispondo. Quindi molti di questi progetti sviluppano un loro protocollo di comunicazione molto simile ad AT. Devo costruire un parser, devo capire cosa mi sta dicendo e devo costruire una risposta. Ogni volta che cambio dispositivo devo fare un nuovo parser perché le logiche sono diverse, ognuno se ne inventa una. Ecco, noi abbiamo deciso di non inventarci una logica, ma di anche questo è uno standard già preconfezionato. Cosa vuol dire? Che è molto modulare. Per aggiungere una funzione basta che aggiungo un metodo dentro JSON RPC e ho il parser, ma esattamente identico. Tra l'altro i parser sono implementati in tantissimi linguaggi, da C a Python, JavaScript, eccetera, e quindi potrò dare questi comandi in maniera molto facile senza dover inventare un parser tutte le volte che devo inventare una funzione. Qui c'è un esempio, qui vado a chiedere la temperatura, mi sto dicendo dammi allora qui ad esempio dico dammi i dati in formato JSON, tipo del sensore un TMP, il driver 4C, l'indirizzo 72, mi risponde, eccoti la risposta, B1201 è il codice del parametro, in questo caso temperatura, 306,33, che è una temperatura in gradi Kelvin, quindi sono 33,18 gradi centigradi. Questo è un esempio di JSON RPC.
io parlo con le porte, scusamente, gesto anche vicino. Questo ha uno svantaggio, che è quello di aumentare l'impronta del codice, cioè il pass è un pochettino impegnativo, quindi aumenta la dimensione del firmware, però poi risolve tantissimi altri problemi per cui abbiamo fatto questa scelta. Va bene, altre caratteristiche di questo firmware è che abbiamo un unico firmware, e quando lo andiamo a compilare per le varie piattaforme abbiamo solo un file di configurazione da andare a modificare, e quindi il codice è praticamente uno solo. I parametri di configurazione di una board vengono salvati sull'APROM interna. Abbiamo della statistica di debug che arriva solitamente tramite porta seriale, è attivato un watchdog, cioè un controllore del funzionamento della board, che se non viene continuamente resettato, gli è detto sì, sto funzionando, resetta la board e fa ripartire. Abbiamo implementato alcune tecnologie per salvare i consumi e quindi le batterie, e altre cose sulla realtà di clock e via dicendo. Andiamo, cosa abbiamo fatto ancora? Una libreria di driver per sensori, quindi i sensori quando vengono sviluppati dalle aziende, ognuno comunica con protocolli, non protocolli, sì, ha dei modi di mandare i dati differenti. Non c'è un modo standard per andare a interrogare il sensore anche se condivide il quadro C. Bisogna costruirsi dei pezzi di codice che vanno a chiedere, a interrogare dei registri o che parlano in un certo modo, e poi per ottenere i dati e quell'unità di misura che ci interessa. Abbiamo sviluppato una libreria di sensori, di driver per sensori, in modo da poter interrogare sensori. È possibile aggiungere driver semplicemente implementando quattro metodi di una classe C. Schema di comunicazione tra moduli, che andiamo, c'è un gran casino, però cosa vedete? Questi, i colori rappresentano, vediamo se riprendo il mouse, allora questi colori, questi box rappresentano le nostre board, questi sono i passi quadro C che parlano con i sensori, e poi, ad esempio, nel modulo master pubblica con modalità MQTT, il protocollo dicevamo prima, su un broker MQTT, che può essere sul server remap o sulla nostra stazione a casa con questo MQTT broker. Poi abbiamo i trasporti seriali, i trasporti RF24, ad esempio un modulo satellite che comunica via radio, parlerà via radio con un modulo master che funziona da gateway, e poi parlerà con il sistema base. È un sistema abbastanza articolato, quindi un po' difficile sintetizzarlo. Qui non so se si vede, sono gli schemi elettrici che abbiamo disegnato, in realtà l'esperto non sono io, ma li ha disegnati Daniele Castellari del nostro gruppo, con KiCad, software libero, multipiattaforma. Questi sono gli schemi elettrici, due moduli che abbiamo sviluppato noi. Queste sono le rappresentazioni 3D dei moduli fatti sempre col programma KiCad. E questa è la loro realizzazione, diciamo, fisica, dall'astrazione al concreto, e sono questi che sono qua sul mio tavolo. Cosa Mirko Bergamini, che è di là, ci ha disegnato anche un simpatico scatolino che ci permette di inserire il nostro modulo. Da qualche parte ce l'ho, comunque lo vedete qua, dopo ve lo faccio vedere. Inserire i nostri modulini dentro uno scatolino che possiamo andare a mettere sulla nostra bicicletta, ad esempio, e con quale possiamo fare tutte le nostre misure. Ho pochissimo tempo, volevo farvi vedere delle cose. Allora, questa è la presentazione dei dati del nostro database. Allora, che cosa abbiamo? Un'applicazione. Perché poi alla fine come facciamo a interagire con questi moduli, con queste cose? La prima cosa con cui interagire è un'applicazione che abbiamo scritto utilizzando alcune tecnologie che non so se voi conoscete. Una è Django, c'è un framework di sviluppo in Python, e l'altra è una cosa abbastanza recente, che è Kivy, che è invece anche questo un framework di sviluppo
che ci permette di scrivere applicazioni multipiattaforma, particolarmente adatte anche per gli smartphone. Quindi abbiamo un'applicazione che è in grado di funzionare sia su Linux, su Mac, su Windows, su smartphone Android, dovrebbe, nel senso che non abbiamo un iPhone, non abbiamo un Mac e non abbiamo investito tempo, ma dovrebbe funzionare anche su iPhone, non può funzionare su Windows Phone, e un po' ne sono anche contento. Allora, vi faccio vedere come funziona. Esatto, fai vedere l'altro. Tutte le informazioni tipo latitudine, longitudine, eccetera.
crescita e inizierà a inviare automaticamente i dati. Quindi non sono obbligato ad avere un computer per fare questa operazione. C'è una serie di impostazioni, ma fondamentalmente questo è quello che ci fa comodo vedere. Allora, se io poi invece voglio andare a vedere i dati, cosa succede? L'applicazione non memorizza i dati, cioè memorizza i dati solamente per la quantità di dati che non è riuscita a trasmettere al server, perché accode i dati finché non li ha trasmessi, ma non è pensato come un archivio locale. Un archivio locale lo posso avere su un microcomputer, su un UPC, su Raspberry oppure direttamente sul server. Adesso qui di dati non avrò molti perché sono stato spento e staccato, quindi nell'elenco delle stazioni vediamo se funziona. Ecco, ho un paio di stazioni di test che seleziono, qui ci sono le latitudini e longitudini, queste sono le nostre latitudini e longitudini, le vado a vedere e qui ho dei dati fatti ieri sera, purtroppo come dico stamattina non ci sono. Qui ho la temperatura, ecco, qui ho visualizzo i campionamenti e qua il report, cioè questi sono dati così come li ha dati il sensore, questi sono i dati invece che hanno passato una procedura, diciamo, di filtraggio, di post elaborazione per rappresentare il fenomeno che voglio andare a vedere. Vediamo se va la rete, ecco, questa è un'altra rappresentazione dettagliata. Qui noi usiamo Grafite, che è un software che gira ovviamente su server, che è fatto apposta per fare grafici, è molto potente perché ci permette di fare delle elaborazioni interattive su questi grafici abbastanza importanti, vedere il valore, seguire eccetera. Abbiamo varie modalità per vedere questi dati. Allora, questi sono grafici, oppure possiamo andare a vedere i dati. Chi è che mi tiene il tempo? Sono in ritardo? No. questa è un'altra rappresentazione invece che il parametro nel tempo, qua vediamo le stazioni nello spazio. Quindi questi sono dati di Meteo Network, rete Meteo Network, cioè questa rete di appassionati di meteorologia, partecipanti in associazione ONLUS, che mettono i dati sul server RMAP, condividono i loro dati. La licenza è ODBL, quindi una licenza libera, e noi possiamo navigare. Questi sono i dati di oggi, vediamo se abbiamo una stazione che ha veramente dei dati, e questo è il grafico di temperatura di questa stazione aggiornata alle ore 9 GMT, quindi alle ore 11, i dati sono in tempo reale, e questa è la rete sull'Emilia Romagna di Meteo Network. Poi abbiamo le altre reti, cioè gli open data ad esempio di Alpe Emilia Romagna, e noi andremo a integrare questi dati con le nostre misure che facciamo con i nostri moduli, che sono direttamente o con la nostra app, semplicemente li andiamo a integrare. Che cosa devo far vedere ancora? Una marea di cose, però non vi faccio vedere se non mi uccidono. Dovevo rimanere. No, non fare così. Va bene, insomma, mentre scorro per tornare alla 60ª slide che vi ho fatto vedere, cosa succede? La cosa più semplice da fare tra poco tempo, se uno volesse usare questo sistema, è se ha uno smartphone Android, in questo caso è la cosa più semplice, se ha uno smartphone Android si scarica l'app che si chiama RMAP, si costruisce o si acquista, in questo caso noi stiamo pubblicando un articolo su Futura, su Elettronica In, che è una rivista distribuita in edicola di elettronica, con il progetto per costruirsi alcuni di questi moduli. Il primo e più semplice è questo, che comunica in Bluetooth. Se vuole si prende, si stampa in 3D tramite i modelli che sono distribuiti anche questi, la scatola per mettere questo modulo riparato e poterlo piazzare sulla propria bicicletta, il modulo e il telefonino si parlano tramite Bluetooth, dall'app che abbiamo visto prima uno sceglie la propria posizione, può anche fare dei viaggi, nel senso che uno può dire solo in movimento
attraverso la città, quindi parto da qua, arrivo dall'altra parte, man mano il GPS è comunicato alla propria posizione e i dati vengono trasmessi al server. Diciamo che con un costo di una cinquantina di euro possiamo diventare una stazione mobile e inviare i dati al server, oppure possiamo sviluppare la nostra propria stazione aderendo a quello standard, a quei protocolli di cui ci diceva la prima. Come siamo col tempo? Vediamo se c'è qualche domanda. 5 minuti. Ma c'è una roba, un massacro in questo torno. Quindi, cosa dicevo? Le caratteristiche del progetto è, facendo una sintesi, un progetto modulare, un progetto che adotta degli standard di comunicazione, quindi i dati non finiscono dentro il proprio dispositivo, ma continuano la loro vita per una utilità, non solo per una curiosità personale. Abbiamo adottato degli standard che sono gli standard molto diffusi, MQTT ad esempio, che sarebbe bello vedere perché è molto semplice e molto potente, AMQP che è il messaggio, che è questo standard di messaggistica, i formati che sono formati buffer, binario oppure JSON, ASCII, e abbiamo utilizzato anche dei software che sono standard come Graphite per la visualizzazione dei dati e altri meno standard ma open che sono stati sviluppati ad esempio dall'APA dell'Emilia Romagna specializzati per l'utilizzazione di dati e di tipo ambientale. Domande? Amora riuscirà a guardare tutte le slide. Quanti dispositivi ci sono più o meno adesso in giro, progettati, funzionanti in base a questa architettura? Allora, in questo momento 2, perché siamo in fase di prototipo. Quindi il primo passaggio, quello che abbiamo in piedi è il server che sta attualmente raccogliendo i dati di queste due reti, ARPA Emilia Romagna e Meteo Network, che fanno già circa più di 400 stazioni raccolte, ma queste sono, diciamo, una istituzionale e una amatoriale già organizzata. Poi stiamo testando due prototipi che sono due stazioni di questa tipologia. Usciremo, diciamo, con la prima uscita pubblica a dicembre, col numero di dicembre, su Elettronica In, che proporrà, se non proprio un'autocostruzione, comunque questa impostazione un po' tecnica, per chiamiamolo il pubblico, per gli appassionati, e a questo punto si aprirà il progetto dai due nostri prototipi a una serie di stazioni speriali, diciamo, poi non so quanti si affascineranno a questo progetto, e quindi per un pubblico di makers. Speriamo di trovare, come si diceva prima, anche un partner commerciale che ci resta questo modulo Bluetooth e qualche contatto l'abbiamo con qui, già sta costruendo ad esempio una telecamera sportiva per poter aggiungere questo modulo, ovviamente anche rifatto, diciamo, dal punto di vista hardware, ancora più compatto probabilmente di quello che abbiamo fatto noi, che utilizza dei moduli microduino che sono già di un'azienda cinese, quindi ha preso questo stile di stackable, di impilamento dei moduli da loro, di avere un partner che lo renda ancora più accattivante, diciamo così. Anche l'app è un'app molto tecnica, come avete visto, non è così scenografica, abbastanza tecnica, ci sono alcune funzioni un po' sofisticate, diciamo così, perché serve anche per configurare la board, per una serie di parti. Quindi, riprendendo il progetto, rendendolo più accattivante, anche la scatola che ha disegnato Mirko, ad esempio, non era sicuramente una scatola di design, la provo da qualche parte, c'è, comunque l'avete vista nelle fotografie, però diciamo già abbiamo fatto dei passi da gigante, perché il primo prototipo era una breadboard, cioè tutti i fili sono scatolino dove si incrociava tutto. Questo era il nostro primo prototipo, quindi usava un Arduino Mega, non so per chi lo conosce, sul quale avevamo aggiunto uno shield nostro con sensori, moduli, come dire, commerciali, ma c'era il nostro modulo, era di questa dimensione,
siamo passati a questa, non tenete conto della roba che c'è sotto, quindi abbiamo già fatto un passaggio nell'ultimo anno non indifferente, poi uno lo può fare ancora più accattivante, più bella per renderla, e più semplice per renderla più commercializzabile, cioè più da diffondere di più. Quindi la raccolta di questi dati e poi la successiva pubblicazione ormai è cosiddetta a livello regionale, quindi di questo progetto, o l'intenzione è quella di renderli disponibili, di rendere un canale, non so, una previsione che, non so, qualche cosa di più, più internazionale, non so. Allora, visto che c'è sempre questa battaglia incredibile su chi, cioè i dati sono poi potere fondamentalmente, cosa abbiamo, ecco l'ho trovata, cosa abbiamo adottato noi come server? Un server cosiddetto distribuito, cioè l'Archimed, che è uno dei software su cui archiviamo i dati in maniera storica, su cui mettiamo questi dati. Non vogliamo fare la lotta su chi accentrerà i dati, cioè io sono quello che io voglio quei dati perché ci farò qualcosa, perché intanto i dati e tutti i software sono tutti liberi, quindi non vincolano nessuno. I dati che raccolgo vengono ridistribuiti con licenza DDL e quindi questa è un'altra garanzia. In più il software che sto utilizzando, al contrario, ad esempio, non so se avete sentito Pacciube oppure la logica di Google, insomma, quel server, in realtà il codice noi non possiamo implementare un server Google a casa nostra, noi abbiamo un client a casa nostra. Ecco, qui il server è aperto, quindi come dicevo su Raspberry noi abbiamo tutto il software che gira sul server che raccoglie i dati, per dire ormai in questo caso. Però noi non abbiamo, diciamo, in questo caso siamo partiti dal regionale, dovremmo essere interregionali. Potremmo anche avere mire su tutto il mondo, non è sicuramente il problema, però non ce lo poniamo perché il server che abbiamo è distribuito. Quindi quello che è un anti-server pubblico, vedete questi scatolini gialli, in realtà possono essere tanti punti di accentramento che poi io metto insieme nel momento in cui voglio utilizzare i dati. Quindi nella logica del cloud non mi interessa dove stanno i dati, potrei avere tanti centri di raccolta, io vado ad attingere i dati a seconda di quello che voglio, da dove stanno, non so se mi spiego. Quindi sì, potrei dire di avere delle età mondiali, forse ce le ho, però già il fatto di raccogliere su una regione è un ottimo obiettivo. Se fossimo interregionali avremmo fatto la rivoluzione in Italia, perché esiste pochissima cosa a livello ambientale che sono a livello nazionale. E quindi avremmo già fatto la rivoluzione. Se poi riusciamo a riproporre questo modello, in realtà poi esistono per comunicare, allora qui stiamo parlando di standard per comunicare i dati tra moduli, per comunicare quando vengono accentrati. Poi a livello internazionale ci sono dei standard GEOS eccetera, alcuni proposti dalla comunità europea eccetera, per fare catalogazione di dati e quindi trovare i dati a livello mondiale. Quindi poi ci sono altri standard che bisogna seguire per poter avere catalogazioni di dati, andare a recuperare i dati da tutti i centri. Quindi l'importante è avere la metodologia corretta e poi, come dicevo, i dati possono essere scambiati, perché non è sostanziale, diciamo così. Sarebbe interessante che già che fosse a livello italiano. Quante persone ci sono che lavorano a questo progetto, più o meno? Ha parlato di dati ambientali. Aspetta che c'è una domanda qua davanti. Dicevi quante persone? Quante persone sono attive più o meno su questo progetto in questo momento? Complicato da dire, perché c'è ad esempio su Cineca, che è questo consorzio interuniversitario, c'è un gruppo che sta lavorando, perché loro poi vorrebbero fornire servizi sui dati raccolti in questo modo. Quindi loro hanno un progetto open wifi con qualche migliaio di punti di access point distribuiti per l'Italia, che vorrebbero integrare con della sensoristica. Fantastico, con della sensoristica. In realtà come Raspi Go ci abbiamo lavorato il gruppo, nei listi è una quarantina di persone. Concretamente ci abbiamo lavorato parecchio, in 2-3, e poi ci sono appunto le istituzioni, cioè
Cineca, ARPA, ad esempio ARPA sta installando una stazione di test su questa tecnologia abbastanza complessa, che è un palo, principalmente per misure anemometriche con dei sensori di vento sonici a due livelli, quindi abbiamo quattro misure di vento, due misure di temperatura, due misure di umidità, precipitazione e poi comunica con il GPRS. Quindi in ARPA c'è un gruppo che sta lavorando testando questa cosa. Un po' complicato perché diciamo su ogni argomento ci sono alcune persone che sono piazzate. L'ultima domanda, se no poi mi uccido, non lo so. Una domanda è se ci sono dati meteorologici o anche dati ambientali tipo inquinamento piuttosto che grado? Questa è una domanda interessante. Noi eravamo partiti sulla logica principalmente e qualità dell'aria, quindi inquinamento eccetera, cioè cosa respiriamo, perché ci sono alcuni progetti che stanno partendo su questo argomento e che diciamo rigorosità scientifica hanno molto poco anche, quindi c'è Air Quality X, alcuni progetti che millantano un pochettino di fare misure di qualità dell'aria e quindi noi volevamo, come dire, non regolamentare, però entrare in questo cosa anche strategico, perché sicuramente se attraverso la città con la bicicletta riesco a misurare l'aria che ho respirato mentre pedalo, è molto più interessante di sapere che temperatura ho incontrato mentre l'attraverso, che umidità. Il problema è che stiamo partendo con i sensori meteorologici perché sono in questo momento più semplici, più testati e più economici. La sensoristica in ambienti, nel campo inquinamento, quindi qualità dell'aria e altre qualità dell'acqua, eccetera, è molto più complessa, molto più costosa. La sensoristica a basso costo di fatto non ce n'è, o se ce n'è ha grossissimi problemi di utilizzo. Quindi speriamo di mettere in piedi un progetto che possa dire come tantissimi sensori a basso costo abbiano un'informazione, comunque un contenuto informativo, anche se la loro qualità come singola misura invece è bassa. Quindi secondo me è un punto strategico da affrontare. Io chiuderei qua e cerco magari di tenere questi moduli, alcuni anche attivi se riesco dall'altra parte, da far vedere poi delle misure reali che facciamo di là. Grazie. Ringraziamo Paolo e aspettiamo Massimo Caffarella che ci illustrerà Blender, che è un programma di creatività professionale, possiamo dire. E il titolo della presentazione è Blender dall'immaginazione alla creatività professionale. Bellissimo. Manca un'ora, perciò all'una devo staccarlo. Questo è sempre manuale, eh? No, no, è che devo fare un progetto. E allora... programmi di grafica invece 3D.